Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Crypto Game. Eccoci di nuovo con Hogwarts Legacy e il nostro Ulrico Finkelstein. Allora ragazzi, riprendendo dove ci siamo lasciati, tra l'altro è uscita finalmente la patch del Day One, quindi speriamo che abbiano un attimo stabilizzato il gioco, siccome su PC, come stiamo giocando noi, la versione Steam ha non pochi problemi, quindi speriamo in bene. E vediamo, c'è una borsa qua, cosa fai, non la prendi? Allora, io ho visto che qua c'è una pagina. Esatto, che sta spiccionando. Ale, e quindi noi ce la prendiamo. Perfetto, benissimo. E allora, proseguiamo la nostra quest principale qui a Hogsmeade. Quindi parla con il negoziante. Voi ragazzi, mi raccomando, come sempre, lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale e lasciate anche un qualche commentino. Revelio. Giusto per supportare quello che stiamo facendo. Allora, pagina della guida pratica, raccogli, vediamo. Abbigliamento per maghi, Stretching Sons. Ok, questo l'abbiamo visto nella puntata precedente, mi sa. Esatto. Sì, è che purtroppo mi aveva lasciato un salvataggio antecedente a dove siamo rimasti, ma comunque poca roba. Eccoci qua. Stavamo giusto parlando di te. Davvero? Ci avete niente da fare allora? Prego, sentiamo cosa avete da dire. Buongiorno, non credo che ci conosciamo. Permettimi di presentarmi, Augustus Hill, commerciante di capi straordinari. Voglio ringraziarti per il coraggio dimostrato contro quegli orrendi troll e per aver riportato la pace a Hogsmeade. È stato un piacere. Francamente meriteresti un ordine di Merlino, ma ho qualcosa di più utile per te. Abbigliamento per maghi Stracci & Sons, è la mia bottega. In catalogo tengo anche capi unici che garantiscono protezioni... salvavita, diciamo. Visto che temo non sarà il tuo ultimo scontro, vorrei regalarti uno di questi capi come ringraziamento per ciò che hai fatto oggi. Ah, perfetto, la ringraziamo. Grazie, signor Hill. Molto generoso da parte sua. È il minimo che possa fare. Prova certo. Questo per capire la taglia, va bene? Ok, vediamo cosa oggi ci propone. Oggi ho parecchi articoli interessanti, fai con comodo. Allora, abito scolastico tradizionale. E va bene, comunque ci aumenta l'attacco in questo caso di 5. Quindi, perché nessun no? Nessun cliente esce da stracci. Hai ricevuto un nuovo pezzo di equipaggiamento, andiamo ad equipaggiarlo. Ok, beh certo. Le statistiche di difesa e attacco attuali sono visualizzate nell'angolo in alto a destra dello schermo. Perfetto. E seleziona mantelli abiti premendo A. Ok, e questo comunque noi l'abbiamo fatto prima del tutorial. Effettivamente questo ci aumenta l'attacco di 5, quindi è conveniente. La nostra promessa. Perfetto. Allora, poi abbiamo... vabbè ragazzi, qua ci sarà della roba che dovremo andare ad analizzare più nel dettaglio più avanti. Sembri una persona di buon gusto. Che calorosa accoglienza ci ha riservato Hogsmeade. A questo punto direi che ci meritiamo una bella burrobirra. Concordo. Soprattutto tu, che ne dici di andare ai Tre Manici di Scopa? Mi sembra una buona idea. Ottimo. Da questa parte allora. Per noi burro birra doppia possibilmente. Allora aspettate un attimo che diamo un'occhiata alla cappa, molto carina, al mantello in questo caso. E però ragazzi, noi utilizziamo l'aspetto estetico. Ah, aspettate, voglio vedere. Bello. Bella questa. Però c'è da dire che la nostra, quella della Deluxe Edition, è molto bella perché comunque c'è anche questa animazione con le anime oscure. Avevo visto che tra l'altro dovrei avere un berretto, esatto, questo. Che anche questo fa parte del set delle arti oscure della Deluxe Edition. Perfetto, benissimo, benissimo, proseguiamo. In combattimento... Qualora il tema dovesse interessarti, sarò lieto di mostrarti cosa ho in bottega. Gentilissimo, gentilissimo. Comunque da notare, guardate i dettagli, anche qua i quadri sono animati. Guardate per esempio il centauro e il quadro in mezzo con il tipo con il cappello. Tutto molto animato. Diamo un'occhiata un po' alle cosette. Ragazzi, figata, ma tipo... Questo qua è un forziere che possiamo aprire? No, ci guarda malissimo, C'ha un'espressione non molto simpatica. Ecco, questo però lo possiamo aprire. Pozione rigeneratrice, benissimo. Reveglio. Oh, ci abbiamo un reveglio. E c'è lo spioscopio. Uno spioscopio è un tipo di detector oscuro che gira, fischia e si illumina se individua nelle vicinanze qualcuno di poco affidabile. Va usato con prudenza però, perché il suo frastuono tradisce immancabilmente la presenza di chi lo sta usando.
Ah, interessante. Oh, attenzione che abbiamo terminato la raccolta delle pagine. Buongiorno. Per cui... Entra, entra pure. Ma se hai mangiato cioccorane, non toccare niente. Sì, sì, stai sereno. Allora, abbiamo completato la sfida, andiamo a vedere cosa ci ha sbloccato. Quindi, di conseguenza, con la raccolta delle pagine. E dovrebbe essere questo. Raccogli 8 pagine della guida pratica Hogsmeade. Perfetto. E cappello del capo burlone di Zonko. Perfetto. Ora ne dovremo andare a raccogliere 15 qui a Hogsmeade. Perfetto. Quindi dobbiamo raccogliere tot pagine in ognuna delle location. E qua c'è una tazzina con cui possiamo interagire. Ci facciamo un sorsetto di tè. Perfetto. Molto all'inglese. Possiamo far partire il grammofono. Possiamo anche interagire con i manichini. Fargli cambiare posa. Reveglio. E qui da qualche parte mi era sembrato di vedere che ci fosse un altro reveglio da poter fare. Esatto, qua, benissimo, scusate. Allora, manichino di Stracci & Sons. A differenza dei manichini incantati che gli studenti usano per allenarsi nei duelli, quelli di Stracci & Sons servono solo a esporre le ultime novità della moda e per maghi. Perfetto, ragazzi, è bello comunque farsi un po' di lore in questo modo Harry Potteriana. Attenzione perché comunque, al di là della lore, qui c'è un'altra borsa contenente soldini. E che fai, non li spiccioli? Però vedete che comunque quando abbiamo fatto il reveglio, questo forziere in realtà è interagibile. Non so in che modo, perché attualmente non mi sembra che, non so, con un levioso. No, non mi sembra. Non mi sembrava l'incantesimo opportuno. Comunque va bene, dai. Salve, arrivederci, signor Augustus. Ci rivedremo molto presto. Signorina, siamo tutti suoi. Sempre che non sia troppo impegnata, potresti persino incontrare Sirona. Non è solo la proprietaria, ma anche una strega molto potente. Ok. Un ottimo contatto. Sirona, ce ne terremo in mente. Aia. Il goblin. Dicevi che avresti catturato il bersaglio a Hogsmeade, che ti serviva solo un buon diversivo. Ed è quello che ti ho dato. Un diversivo che è stato sbaragliato con facilità. Puoi dirmi chi è? Cosa mi nascondi? Ricordati bene. Se non arrivi al bersaglio, non hai alcun valore per me. Andiamo. Abbiamo corso un rischio. Non credo proprio. Che faceva quel goblin con Victor Rookwood? Ranrok è in combutta con Rookwood. Il goblin della Gazzetta del Profeta. Sapevo di averlo già visto. Forza, infiliamoci nei tre manici, veloce. Namo, namo. È stato bello rivederti, Lodgok. Se sento qualcosa ti aggiorno. Grazie, Sirona. Stammi bene. Bene, cosa posso... Oh, abbiamo una faccia nuova. È la prima volta che vengo. Benvenuto. Oggi offri la casa. Ho sentito dell'attacco. Passerò a vedere come stanno gli altri residenti e i bottegai. Sono felice che siate indenni. È merito suo. Ha ucciso un troll senza aiuto. Ma davvero? Complimenti. Grazie per questa. È un piacere. Ma io dico, dei troll a Hogsmeade. Non è mai accaduto prima. Qualcosa non torna. I prepotenti con cui abbiamo a che fare di solito... Aia. Non ti voltare. Ecco, appunto. E niente. E questo è quanto. Era Lodgok quello che se n'è andato? La tua clientela è peggiorata, Sirona. Sta tranquillo, Victor. Appena voi due ve ne andrete, la qualità della mia clientela migliorerà parecchio. Fossi in te non lo farei, Theophilus. Andiamo. Non farla tanto tragica. Sono qui solamente per lui. Non disturbare, si sta solo bevendo una burro birra. Una parola e vado. Forse non mi hai sentito.
Ho detto di non disturbare. Pare che non vi sia bastato tutto il sangue versato oggi. Vieni, Theophilus. I tre manici di scopa non è più lo stesso. Non merita i nostri soldi. Non berrai burro birra per sempre. No, ti lanceremo anche una Avada Kedavra, tranquillo. Pare tu abbia uno spiacevole nemico. Stai in guardia. Rookwood e Harlow sono peggio di qualsiasi troll infuriato. Troll, Ranrok e Rookwood? C'è qualcosa che non so. Prometto di raccontarti tutto, ma forse è meglio rimandare per adesso. Rimandiamo. Alcune missioni forse hanno obiettivi aperti. Forse è arrivato il momento di tornare ai castelli. Senza un percorso preciso indicato dalla bussola. Imposta una tappa personale sulla mappa per tenere traccia. Vabbè. E va bene, allora però diamo una spippolata prima qua all'interno, perché secondo me qualcosina c'è, tipo un bel reveglio qua. Esatto. Aspettate, Ale. I tre manici di scopa, attualmente gestito da Sirona Ryan, è presumibilmente vecchio quanto Hogsmeade. I tre manici di scopa è il mitico punto di ritrovo degli abitanti del villaggio e degli studenti di Hogwarts che desiderano godersi una bevanda dalla burro birra al whisky incendiario. Figo il whisky incendiario. Possiamo spipolarli le noccioline. Vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo Revelio. Effettivamente andare a spippolare. Mi sembra di no. Di solito qua all'interno dei locali abbiamo capito che comunque una qualche moneta. Vedete, per esempio là c'è un forziere, quindi che fai? Non glielo vai a prendere? Io, ragazzi, questo gameplay me lo prendo molto con calma, perché mi voglio proprio godere un po' tutto il mondo di Harry Potter. Quindi non abbiatevene. Vedete, qua ce n'era uno e qua ce n'è un altro. Nel forziere troviamo altri soldi, 98. Beh, dai, stavolta piatto ricco mi ci ficco. C'è un altro piano, tra l'altro. Un altri due, volevo dire. Vediamo, Revelio. Facciamo un bel Revelio, vediamo cosa riusciamo a individuare. Sembra niente, ma questa è una porta interagibile? Certo. No, vabbè, bellissimo. È un ingresso superiore. Ok, no, ragazzi, ma è enorme i tre manici di scopa. Quindi andiamo a vedere anche il piano alto, vedere se c'è qualcosa di interessante. Speriamo di trovare altre monetine, perché poi dovremo passare anche a una fase degli acquisti. No, comunque c'è una serratura di livello 1, ma attualmente non abbiamo ancora l'incantesimo per scassinare. Quindi scassineremo poi in futuro. Ovviamente Ulderico scassinerà brutalmente, perché lui comunque sì è una persona tanto colta e secchiona, ma comunque ha anche un certo amore per la moneta. Guardate che figata i quadri comunque, che sono animati. Bellissimo. Cioè tutto in Hogwarts e Hogsmeade si muove fondamentalmente ed è vivo. Ok, prego signorina, ci dica. Non parla? Per fortuna c'era Sirona. Già, non si lascia intimorire da furfanti come Rookwood e Harlow. Voglio capire cosa sta succedendo e spero che me lo dirai. Ma per il momento, credo sia meglio tornare al castello. La professoressa Weasley verrà presto a sapere dei troll, posto che non lo sappia già. Non voglio farla preoccupare. Ma è ovvio che lo sa già, dai. Devi trascorrere la notte in sala comune. Vai alla mappa. Devo. Cioè, non è che possiamo scegliere diversamente. Seleziona il comando della mappa di Hogwarts per passare alla mappa di Hogwarts. Ok. Quindi, fondamentalmente... Ok, però diamo anche un'occhiata qui, no? Ci fa dare un'occhiata. Bellissimo. Ok, questo è Hogsmeade. Che è soltanto questa porzione di mappa, effettivamente. E quindi noi torniamo a Hogwarts. Viaggia rapido verso la tua sala comune. Perfetto, che quindi è qua. È molto importante che in effetti queste prime fasi siano così tanto guidate, perché l'interfaccia è ricca di dettagli e comunque ci sono tante funzioni tra menu, sottomenu e interazioni varie. Quindi il gioco ti aiuta molto a non avere difficoltà interattive. Perfetto. Eccoci qua comunque. Di nuovo nella nostra sala comune. Missione completata. Arriva Hogsmeade, quindi probabilmente saliremo di livello. Esatto. Più 25 punti vita. Abbiamo una nuova missione disponibile. Ma c'è anche il nostro gufo. Ma ciao gufo. Ma scusate, noi non possiamo sceglierlo il gufo. Siamo costretti a tenere lui.
Cioè, nel senso, non che mi dispiace, però nel senso... Hai ricevuto della posta via gufo. Infatti, dicevo, vai, apri la guida pratica. Ok, la posta via gufo ti sarà inviata quando i personaggi che hai incontrato hanno richieste o aggiornamenti per te. Seleziona il professor Fig, visualizzare il messaggio che ti ha mandato. Ok. Vieni nel mio ufficio, ho scoperto qualcosa sul medaglione trovato alla Gringot. Interesting. Molto bene. Allora, adesso andremo verso... E leggi la posta. Ok, grazie gufo. Adesso comunque possiamo aprire il menu anche interagendo direttamente con il nostro gufetto. E volevo anche dare a questo punto un'occhiata tra le sfide se abbiamo sbloccato altro. Esatto, tipo tra le missioni principali. No, allora, per avere sbloccato non le abbiamo sbloccati. Per esempio qua, ricompensa aspetto dell'equipaggiamento e sciarpa dello studente, completa 2 incarichi, ok, completa 4 missioni della storia principale, completa 3 missioni secondarie degli amici, ok, e lo faremo presto. Volevamo giusto arrivare a Hogsmeade, se vi ricordate, come vi avevo detto. In realtà non sarebbe male anche andare a sbloccare, per esempio, la scopa, se proprio dobbiamo dirla tutta. E vediamo quando sarà, io spero che lo capiremo presto. Okay. Una risorsa molto utile la tua guida pratica. È vero, è vero. Piacere esservi inclusa. Attenzione che c'è qualcosa di nuovo. Forziere della casa, posiziona. Non possiamo farci niente al momento. Va bene. Allora, niente. Lanciamo il nostro libro per capire dove dobbiamo dirigerci. Ah beh, comunque sì, è vero. L'uscita dalla nostra sala comune è di qua. Quindi andiamo verso... Ragazzi, fatemi poi sapere cosa ne pensate anche della casa dei Corvo Nero, che comunque è la casa a cui si è affiliato il nostro carissimo Ulderico Finkelstein. Allora, bellissimo, adesso dobbiamo scenderci tutta la torre. Posso andare più veloce? Sì. Perfetto. Madonna, signori, è enorme. Poi ci fermeremo, magari dedicherò qualche episodio solo alla... sola esplorazione di Hogwarts e a tutti i piccolissimi dettagli, come per esempio, guardate che roba. Bello anche vederlo da così, insomma. Ok, allora, eccoci su questo bellissimo ponte. No, vabbè, bello. Possiamo vedere la torre anche dall'esterno, circa Circorum. Ok. Va bene, comunque, come vi dicevo, vi dedicherò un episodio a parte per l'esplorazione nel dettaglio di Hogwarts. Comunque sì, sto giocando ancora con il ray tracing disattivo perché comunque voglio puntare alla massima fluidità. E poi appena uscirà una patch decisamente più corposa di quella appena uscita, che era soltanto 300 mega, quindi avranno sistemato un qualche piccolo baghettino, e lo attiveremo e andremo a giocare al massimo dettaglio grafico. Però adesso dobbiamo temporeggiare ancora un pochetto. Allora, intanto comunque ci facciamo un giro insieme per Hogwarts, anche soltanto per ammirare il castello. Questa mi sa che è la torre dei Corvo Nero da cui siamo appena arrivati, bellissima. Entriamo, abbiamo trovato la torre di difesa contro le arti oscure, bene. Ma non l'avevamo già trovata, tipo... bellissimo comunque. Oh, io avrei voglia di lanciare dei rivelli. A volte anche un po' randomici, giusto per capire se qualcosa si nasconde ai nostri occhi. Va bene, proseguiamo. Allora, ci siamo quasi comunque. Aula del professor Fig. Molto bene, quindi abbiamo trovato un altro trasporto rapido. E questo è un forzierino. Spero che possiamo già aprirlo. No, serratura di livello 1. Niente, finché non ci insegnano l'incantesimo per scassinare le serrature, dovremo continuare a temporeggiare. Revelio. Qui non c'era niente da rivelare. Va bene, entriamo. Professore, siamo qua? C'è nessuno? Raccogli. Professor Fig, come se la mia agenda non fosse già abbastanza piena, il ministero mi ha incaricato di organizzare l'alquanto sconveniente arrivo di un nuovo studente a Hogwarts, del quinto anno per giunta.
La professoressa Weasley insiste che sarà necessario nominare qualcuno che faccia da accompagnatore e mentore per aiutare il nuovo arrivo ad acclimatarsi prima dell'inizio delle lezioni. Assegno a lei questo compito. La prego di recarsi dalla professoressa Weasley per tutti i dettagli del caso. Professor Phineas Nigelus Black, preside. Ok, va bene. Il preside è abbastanza antipatico. Cioè, non è il caro buon vecchio Albus Silente, che comunque era una persona decisamente squisita. Quindi noi siamo arrivati qua e mo dobbiamo aspettare. Aspettiamo il professore, vediamo che ha da dirci. Ah, cioè, abbiamo aspettato proprio dormendo per terra. Ok, questa cosa non ha molto senso, ma va bene. Parla, Fig. Professore, sono felice di vederla. Lo stesso vale per me. Per fortuna stai bene. Ho udito dell'attacco. Troll a Hogsmeade? I troll erano corazzati. Le armature emanavano un bagliore oscuro, come il collare del drago. Argento Goblin! Ranrok lo ha usato per controllare il drago. Ma come? E perché spedire i troll? Credo fossero lì per me. Ho sentito Ranrok parlare con Victor Rookwood. Ranrok era a Hogsmeade con Rookwood? I troll erano un diversivo ideato da Ranrok affinché Rookwood potesse catturarmi. E ci sarebbe riuscito se Sirona e i clienti dei Tre Manici di Scopa non fossero intervenuti. Una notizia pessima questa. Evidentemente i goblin di Ranrok e i maghi oscuri vogliono ciò che abbiamo trovato in quella camera blindata. Ranrok e Rookwood vogliono il medaglione, ma no, andiamo prima con... A proposito dei goblin della Gringot. A proposito della camera blindata, crede che Ranrok stia collaborando con i goblin della Gringot? No, i goblin della Gringot non sono certo amichevoli, ma non dubito affatto della loro integrità morale. Dopo quel che è successo a quel povero banchiere, oserei dire che i goblin della Gringot non amino Ranrok. Anche secondo me. Quindi Ranrok e Rookwood vogliono il medaglione. Vogliono il medaglione. Ha detto di aver scoperto qualcosa al suo interno. Sì, sì. Ho scoperto un'iscrizione. Quando l'ho letta ad alta voce è apparsa questa mappa. Ingegnoso. È indubbiamente una mappa di Hogwarts, ma non so dove conduca. Conduce alla biblioteca, al reparto proibito per la precisione. E anche un po' oltre. Vedo tracce di magia lì sulla mappa. Sapevo che ci avresti visto qualcosa. Andiamo? Apprezzo il tuo entusiasmo. Anch'io non vedo l'ora di scoprire cosa si cela laggiù, ma... Se la nostra esperienza alla Gringot, per non parlare di ciò che è accaduto a Miriam, mi ha insegnato qualcosa, è che ci troviamo su un sentiero irto di pericoli. Vorrei ti esercitassi un po' con la professoressa Hecat prima di proseguire. Signore, quanto potrà essere pericolosa la biblioteca? Magari cerchiamo solo un libro. Sì, forse. Ma dobbiamo essere pronti a tutto. Torna da me quando avrai migliorato le tue abilità difensive. Informerò la professoressa Hecat del tuo arrivo. Ok, missione completata, il segreto del medaglione. Comunque siamo d'accordo con il professore, perché comunque prima un po' di potenziamento non è che ci farebbe male. Un forziere con 45 monete al suo interno. Ormai abbiamo iniziato ad accumulare un po' di moneta, quindi... Salve, signor Scaletro. Ok, va bene, quindi... mi sa che la professoressa Hecat, se non ricordo male, è la professoressa delle arti oscure. Difesa contro le arti oscure. Quindi... Sicuramente andremo a imparare probabilmente un nuovo incantesimo che ci tornerà molto utile durante la nostra avventura. Qui fuori, a parte che abbiamo visto c'è un forziere, mi sa che lo possiamo prendere? Sì, lo possiamo prendere. Ok, che fai, non lo prendi? Perché comunque è dentro ai bagni. C'è qualche altro riveglio da fare? No, ragazzi, questa cosa del riveglio mi sta prendendo tantissimo. Cioè, è veramente bella. Ok, quindi... E dirigiamoci verso la nostra missione. Vediamo dove ci porta la nostra bussola magica. Ok, comunque indica di qua la strada, quindi dobbiamo proprio tornare indietro. Ok, andiamo di qua. Aspettate. Ok, mi era sembrato di vedere una pagina volante. No, non c'era. Qui possiamo fare un reveglio. Dai, Ale. Allora, scheletro di Augurey. Questo è lo scheletro della timidissima fenice irlandese, o Augurey, capace di predire l'arrivo della pioggia. Il suo desolato richiamo era un tempo ritenuto presagio di morte. Aia. Mica semplice, allora.
No, vabbè, bellissimo. Qui c'è qualcosa? No. Quindi continuiamo a scendere. Ok, in effetti qua ci siamo passati nello scorso episodio. O quello prima, no, in quello prima. Eccola qua, la lavola nella difesa contro le arti oscure. Aspettate però, c'è un reveglio, che fai? Non ne approfitti? Certo che ne approfittiamo. Reveglio! Ok. Abbiamo. Scheletro di Nero delle Ebridi. E lo scheletro di un grosso drago appeso all'aula e nell'aula di difesa contro le arti oscure. Pare che sia un trofeo conquistato dalla professoressa Hecate dopo aver sconfitto da sola una delle più grandi bande di bracconieri del Galles orientale durante l'assalto contro i bracconieri del 1878. Scutere. Ok. Signora, stiamo arrivando, stia calma, che le lanciamo subito una Avada Kedavra. Sono qui per il nuovo incantesimo che voleva insegnarmi, professoressa. Assolutamente. Bene, sì. Il professor Fig ha detto che devi completare tutti gli incarichi di magia difensiva con una certa urgenza. Di conseguenza, devi imparare incendio. Oh, l'incantesimo bellissimo. Del fuoco. Sì, sì. È utile per accendere torce, bruciare ragnatele e, se necessario, per difenderci da coloro che vogliono farci del male. Sembra versatile. Assolutamente sì, ma prima di iniziare vorrei che portassi a termine alcuni incarichi. Alcuni ti potrebbero sorprendere, spesso gli studenti sottovalutano le conoscenze dei loro professori. Torna da me quando avrai finito e inizieremo a lavorare su incendio. Ok, ci dia pure gli incarichi, sai, signora. Sai dove trovarmi quando hai finito. Allora, vinci 2 round di bacchette incrociate. Porta a termine 1 round d'allenamento nella combinazione di incantesimi con... ok. Con Lucan Battleby. Va bene. Quindi... A quanto pare il club di bacchette incrociate non è così segreto come si pensa. Esatto. Allora, qui se che c'è? Se solo qualche nuovo studente potesse aiutarmi a risolvere il mio problema. Quindi fondamentalmente adesso ci dobbiamo dare un po' agli incarichi della professoressa. Allora vediamo dov'è che si trovano. Noi siamo circa qui, dobbiamo andare qua. Incarico della professoressa Hecate. Va bene. Allora, vediamo. Lanciamo la nostra bussola che ci guiderà. Dai, noi ragazzi, nel limite del possibile, ci facciamo un po' di Hogwarts a piedi. Soprattutto in queste prime fasi un po' esplorative. Poi piano piano passeremo a viaggi rapidi. Esatto. Allora, Lachlan l'allampanato. Ok, questa statua raffigura Lachlan l'allampanato. Un mago alto e snello che sembra molto fiero di sé. Per cosa? Nessuno lo sa. Ok, è un montato, quindi più che l'allampanato è un montato. Oddio, e qua? Perché si illumina? Raccogli pagine della guida pratica. Mappa dell'Argyllshire. Questa mappa raffigura l'Argyllshire, regione scozzese che ospita le isole Ebridi, terra natia del drago nero delle Ebridi. Ok. Qua c'è un po' di spippolamento, c'è un forzierino qui. Con cappello da stregone stravagante. No, vabbè, il quadro che suona. Ok, allora aspettate un attimo perché abbiamo appunto trovato qualcos'altro di nuovo. Questo bellissimo cappello. Vediamo. Oh madonna, è enorme. Ed effettivamente ha delle caratteristiche migliori che ci potenziano la difesa. E allora ragazzi, sappiate che tra un po' comunque cambieremo definitivamente look. Cioè per un po' rimaniamo ancora con la difesa delle arti oscure, ma poi passeremo a un look più significativo per il nostro Ulderico. Comunque, proseguiamo, dobbiamo andare di qua. Sono curioso di vedere come sarà l'animazione di incendio e quali saranno comunque i suoi effetti. Guardate che figata, Hogwarts. Dai. Si può? Cortile della torre dell'orologio. Sì, stai calma. Qui possiamo spippolarlo. Ah, forse qua dovremmo poi lanciare l'incendio. Ok. Reveglio. Non c'è nessun reveglio. Ok. Stai calmo, che abbiamo già capito. C'è un bruttissimo andazzo qua. E c'è altro da spippolare? Non sembra.
Posso aiutarti? Lucan Brattleby, prego, parliamo. Sebastian mi ha detto di chiederti di un club. Se Sebastian garantisce per te, non mi serve sapere altro. Organizzo duelli per bacchette incrociate, una sorta di club del duello. Se Sebastian ti ha invitato, deve stimarti davvero molto. Gli ho fatto abbassare le orecchie, mi fa piacere saperlo. No, dai, mi fa piacere saperlo. Siamo onesti. Sebastian è un ottimo combattente. Immagino che vedervi duellare sarà un vero spettacolo. Come funziona bacchette incrociate? Vieni qui, io ti abbino ad altri duellanti e chi resiste fino alla fine vince. Vogliamo stabilire una volta per tutte chi sono i migliori studenti nel duello. E per rendere le cose più interessanti, il vincitore riceve un premio. Ti interessa? Certo, mi unirò al club. Certo, duellare è un bel passatempo. Sono d'accordo. Inoltre, volendo, si può anche duellare a coppie. Per cominciare, ti abbinerò a Sebastian. La prossima volta dovrai portare con te un partner o duellare da solo. Allora, ti va di batterti? Andiamo, andiamo, ci sono. Fammi entrare nell'arena. Spettacolare! Diamo fuoco alle polveri! Diamo fuoco in tutti i sensi, dato che dobbiamo imparare incendio pure. Ti faremo pentire di averci provato. Beh, adesso stai poi calma, Dai, Allora, infrangi gli scudi gialli con incantesimi di controllo, come l'incantesimo di levitazione levioso. Aggancia il bersaglio premendo R, ti permette di seguire i nemici senza mirare. Ok. Va bene, devo tenere premuto. Perfetto. Aia. Tiragliela, tiragliela. Infierisci, infierisci. Allora, questo qua c'è già morto e non sa neanche lui che cos'è che doveva fare, fondamentalmente. Dai, dai. Aia, ho sbagliato. Dagliele, grandissimo. Cioè, ragazzi, da Dio è andata, da Dio. Molto bene. Ok, duelli stati veramente facili al momento. Sebastian non si sbagliava su di te. La competizione sarà ardua, ma continua così e sarai il prossimo campione della scuola. Certo. Fantastico, puoi contarci. Lo farò. Anzi, il secondo duello ti attende. Infatti andiamo subito. E ora che la tua iniziazione è conclusa, puoi accedere al manichino d'allenamento di bacchette incrociate. Perfetto. Un ottimo modo per diventare esperti di combinazioni magiche. Se vieni, te lo faccio vedere. Ancora congratulazioni per la tua prima vittoria a bacchette incrociate. Bel combattimento. Grazie, Lucan. Spero allora, di rivederti presto. Questo manichino quale sarebbe? Missione completata, bacchette incrociate, round 1. Quindi devo vincere comunque anche il secondo, il manichino dov'è? Revelio. Lo devo rivelare? Attenzione che intanto qua c'è dello spippolamento. 37 soldini. E niente, comunque torniamo a parlare a Lucan, perché non ha mica capito che dobbiamo fare anche il secondo round. Ciao, posso usare il manichino d'addestramento? No, ciao Lucan, il prossimo round di bacchette incrociate è pronto? Ciao Lucan, il prossimo round di bacchette incrociate è pronto? Sì, certo, ho organizzato un incontro grandioso. Vuoi affrontare un altro duello? Sono pronto. Sono pronto, duelliamo. Fantastico, hai già un partner per il duello. Ce la caviamo benissimo da soli. Beh, ragazzi, stringiamo i rapporti con la nostra Onai. Sì, Natti. Cominciamo allora. Dai, dai. Umiliazione in arrivo. Oh, un corvo nero. Ti chiedo scusa in anticipo. Ma guarda, con la voce che ti ritrovi te lo chiedo io scuse. Pronti, Allora, infrangi gli scudi viola con incantesimi energici, come l'incantesimo d'appello Accio. Perfetto. Accio. Ok. Attenzione, perché ho notato che non posso lanciare gli incantesimi che mi pare. Protego. Stupefico. 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 Levioso. Ok. Miseria. Ok, ci ho dormito sopra. Accio. Ecca la miseria. Allora, un attimo, Stupefico. Grande, grande così. Ok.
tiragli il barile. Ale. Comunque la magia antica ci fa fare un sacco di danni. Cioè, prendere gli oggetti dello scenario e lanciarli contro è veramente molto forte. Ok, l'unica cosa che devo capire è come fare a curarsi. Ce l'ho messa tutta. Cioè, quali sono i tasti più che altro? Gli altri duellanti si erano già accorti di te. Ma dopo quest'ultimo round, vogliono davvero farti fuori tutti. Se speri di vincere il prossimo round, o almeno sopravvivere, continua ad allenarti senza sosta. Stai calmo. Ti farò sapere appena saremo pronti. A presto. Se ne vada, se ne vada. La ringraziamo, Lucan. Il prossimo round è quello decisivo. Ah, cioè il prossimo è quello decisivo. Perfetto. Porta a termine un round d'allenamento nella combinazione di incantesimi con Lucan in Battle Bee. Ok, incarico della professoressa, siamo saliti di livello, 1000 miliardi di robe. A questo punto... Ciao, posso usare il manichino da addestramento? Esatto. Certamente, vado a prenderlo e ti do un elenco di combinazioni su cui esercitarti. Stai calmo. Te la senti di provarci? E te l'abbiamo chiesto noi. Un grandissimo piacere. Assicurati di lanciare tutti i tuoi incantesimi prima che il manichino atterri. Se devi interrompere l'allenamento prima di averli finiti tutti, fammelo sapere. Ok. Ci spiegherà un pochino meglio. Lanciaccio. Accio. Ok. Perfetto. Lancia Levioso. Levioso. Ok. Ottimo. Levioso. Ah, ok, ci insegna delle serie di combo anche abbastanza interessanti. Bello, figo come cosa. Secondo me come allenamento è sufficiente. Te la sei cavata molto bene. Grazie, Lucan. Dico sempre che è meglio scoprire i propri punti deboli in allenamento che in un vero duello. Chi ti sfiderà farà meglio a temerti. Eh già. Quindi stai attento anche te. Perfetto. L'incarico è completato. Allora, direi che sia l'ora di guardare un po' il nostro tomo, perché secondo me abbiamo sbloccato 1000 miliardi di robe. E tra cui, vabbè, sotto le collezioni, vabbè, come vedete qua c'è della roba che abbiamo sbloccato precedentemente. Poi abbiamo sfide. E qui cosa ci abbiamo? Ah, abbiamo sbloccato gli occhiali. Occhiali da lettura con mezza montatura. Ok. E sotto la guida pratica ovviamente non c'è nient'altro. Ok. Abbiamo qualcosa nell'inventario. Ed è questo. Ah, la lettera di Fig. Ok. Perfetto. A questo punto la nostra missione ritorna dalla professoressa Hecat. Quindi vai. Che si va. Direi, ragazzi, che a questo punto possiamo usare il viaggio rapido. Che dite? Anche per iniziarlo a sfruttare un pochetto. Dunque, se noi vogliamo andare qua. No, fermi tutti. Torre di difesa contro le arti oscure. Aula di difesa contro le arti oscure. Perfetto. Sì, senza valere ho disattivato l'indicatore che ci permette di tracciare la quest principale. Ma adesso la andiamo a riattivare subito. L'altra, ragazzi, bellissima comunque. È veramente bello, eh. Qui? Che c'è? Professoressa, ci siamo. Spero che il signor Brattleby abbia potuto riceverti e che le tue imprese siano state coronate dal successo. Vedo che la voce si è già propagata. Ho completato tutti gli incarichi che mi aveva assegnato. Mi fa piacere. Allora dovresti essere pronto a imparare incendio. Certo. Dovrei, professoressa? Già. Ho visto troppi colleghi incauti finire al San Mungo per non sapere che il fuoco è un servitore capriccioso. Sono molto colpita dalla tua abilità con gli incantesimi, ma non perdere la concentrazione. Preferirei che non finissi la lezione odierna con gli abiti in fiamme. Cominciamo. E ricorda, concentrati sui movimenti corretti della bacchetta. Concentratissimi. Concentrati. Pronti, eh? Tieni ben salda la bacchetta. Andiamo. Ok. Ok. Al momento sono molto semplici questi minigiochi, devo essere sincero. Incendio, nuovo incantesimo sbloccato. Hai appreso abbastanza incantesimi da dover assegnare incendio al tuo set incantesimi. Per farlo dovrai scambiarlo con un altro incantesimo. Bella. Oh, bellissimo il menu degli incantesimi. Ok, quindi
Allora, abbiamo imparato incendio. Questo incantesimo ha un raggio d'azione limitato e richiede che il bersaglio sia vicino. Infligge danni significativi e incendia alcuni oggetti. I nemici colpiti da attacchi basati sul fuoco continueranno a subire danni per qualche secondo. Durante questo periodo le collisioni causeranno esplosioni incendiarie. Per utilizzare un incantesimo o un oggetto, questo deve prima essere aggiunto al tuo set incantesimi. Aggiungi ora incendio. Muovi il puntatore sopra incendio, tieni premuto RT e premi il comando a cui vuoi assegnarlo. Ok, ma se non mi ricordo male, c'era la possibilità di aumentare il set selezionabili. Vabbè, comunque mettiamolo al posto di Lumos, che attualmente non lo stiamo usando per nulla. Poi capiremo se c'è una possibilità di utilizzare anche altri tasti oltre a RT per richiamare i sottomenu degli incantesimi. Ma tanto per dare una spippolata, abbiamo arresto momentum, glacius, trasformazione, depulso, descendo, flippendo, ragazzi io non li conosco, confringo, diffindo, expelliarmus, questo lo conoscevo, bombarda, disillusione, ok. Ah no, c'è Wingardium Leviosa. Ah, è una sorta di Levioso, ma più controllato, perché come vedete possiamo trasportare la roba facendola levitare. A differenza di Levioso, che è sostanzialmente una magia simile, ma più d'attacco. Incantesimo di evocazione, a caso. Incantesimo alterante. No, vabbè, possiamo cambiare l'aspetto della roba. Evanesco. No, fai sparire gli oggetti, ok, no vabbè, bellissimo. Avada Kedavra, signori, e che fai? Questo non lo vuoi imparare. Uccida all'istante i nemici, cioè, basta, fine. Poi, crucio. Ok, questi sono gli incantesimi devastanti. Efficace sulla maggior parte dei nemici, infligge un dolore atroce e provoca danni nel tempo. La vittima viene inoltre colpita da una maledizione che le causa danni aggiuntivi. E Imperio. Costringe temporaneamente un nemico a combattere al tuo fianco per rendere più duratura la vostra alleanza finché la vittima è sotto il tuo controllo subisce danni ridotti dai nemici. Viene inoltre colpita... Ah, la miseria. E inoltre colpita da una maledizione che le causa danni aggiuntivi. No, vabbè, ragazzi, cioè, gli ultimi tre incantesimi sono quelli senza perdono e sono veramente devastanti. Questa è un'altra di quelle cose che mi ricordo un po' di Harry Potter, insomma. E professoressa, la ringraziamo, ma io adesso glielo dico, dato che mi ha insegnato incendio. Incendio! Le diamo subito fuoco, così, dai. Ah, comunque lo possiamo usare qua. Ci stai arrivando? Continua a esercitarti. Grande. E non darti fuoco. Stai calma. Ah, sì, comunque gli incantesimi, vedete, hanno un cooldown. Esatto, quindi ci dovremmo giostrare un pochetto. Ma se tipo accendiamo anche questa torcia... No. Le cose ha un effetto decisamente catartico, non trovi? Sì, lo trovo, però io vorrei dare fuoco alla torcia, quindi al braccerino qua. Incendio! Ok, no, tanto per capire se cambiava qualcosa, in realtà non è cambiato assolutamente nulla. E perfetto, ritorna all'aula del professor Fig. Ma prima volevo dare un'occhiata perché mi sembra che abbiamo sbloccato altre cose. Tipo qui. Esatto, abbiamo sbloccato questo. Sciarpa dello studente provetto. Dai. Ok, allora, l'aula del professor Fig non è molto distante, quindi ce la possiamo fare anche a piedi. L'anima Pia è disposta ad aiutarmi. Sì, ti aiuteremo noi, signorina, ma ci deve dare un attimo, che ci stiamo potenziando gli incantesimi, quindi poco pressing. Per piacere, che ho capito che ha un atteggiamento molto sbagliato. Dunque, dobbiamo salire ancora. Mi sa che facciamo prima... no, esatto. Allora, ragazzi, andiamoci direttamente col viaggio rapido. Che facciamo decisamente prima. Vediamo qui. Noi ci dobbiamo dirigere di là, quindi questo sarebbe il teletrasporto migliore. Aula di incantesimi. No, non hai capito. Viaggia, esatto. Ok. Allora ragazzi, io direi che adesso a questo punto parliamo con il professor Fig, poi eventualmente vediamo se salutarci. Comunque nel prossimo episodio, in base a cosa ci dirà il professore,
è molto probabile che ci possiamo dedicare a qualche incarico secondario, tanto per dare un'occhiata comunque anche a questi incarichi. E allora, vediamo dove ci consigli di andare, la bussola, ci consigli di andare di qua, perfetto. Ah beh, io pensavo che fosse più vicino in realtà. Vabbè, dobbiamo un po' imparare ad orientarci. Ah no, beh, sì, siamo vicini, ok, benissimo. Perché Hogwarts è veramente sconfinato, quindi sarà importante anche capire come orientarsi tra queste mura. Aspettiamo dormendo per terra, giustamente, il professor Fig. Il perché lo aspetti seduto per terra non si sa, ma va bene. Professore, siamo arrivati. Abbiamo imparato incendio. Salve, signore. Sarà lieto di sapere che ho lavorato alle mie abilità difensive con la professoressa Hecate. Ho sentito. Mi ha riferito che te la cavi bene con la bacchetta nuova. Devi continuare a esercitarti con lei e con gli altri professori per migliorare le tue abilità. Detto questo, non voglio rimandare ancora la nostra visita alla biblioteca. Bene, andiamo avanti? Fig, ha un lavoro per lei. Venga. Oh, professor Black. Preside, sono con uno studente, il mio programma. Il suo programma aspetterà, così come anche il suo studente. Dopo tutti i problemi che mi ha causato con Osric, pensavo che sarebbe stato ansioso di rimediare. Nel mio ufficio, tra 5 minuti. È insopportabile, ragazzi. Avanti. Quell'uomo è esasperante. Purtroppo la nostra visita al reparto proibito dovrà aspettare ancora un po'. Ma professore, non abbiamo scelta. Non sarebbe saggio provocare ulteriormente il nostro illustre preside. Verrò a cercarti una volta assolto agli obblighi che mi attendono. Abbiamo capito. Parla con Sebastian. Va bene, allora signori, abbiamo capito che comunque il preside Black ci sta abbastanza antipatico, quindi dovremmo ovviare alla problematica probabilmente lanciandogli una Avada Kedavra anche a lui, oppure magari bruciandolo lentamente con incendio. Comunque, per questo episodio di Hogwarts Legacy è tutto. Mi raccomando, fatemi come sempre sapere qualcosa nei commenti, anche per aiutarmi un po' con l'algoritmo di YouTube per rendere più visibile il nostro video. E intanto io, ragazzi, vi ringrazio, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E un saluto da Ulderico e dal caro Cree4Game. Ciao!